Nel video si veda l'intagliatore rinfrescare le forme degli ornati utilizzando sgorbie ben affilate. Gli ornati sono sostanzialmente già fatti, quello che manca, cioè, sono quegli spigoli vivi tipici dell'intaglio appena realizzato. Si tratta di ornati ricavati dalla pasta di legno. Essa viene usata esattamente come si usava la pastiglia anticamente. Si prepara un impasto morbido che prima della sua essiccazione può essere inserito dentro gli stampi per creare qualsiasi tipo di decorazione. La differenza tra pastiglia e pasta di legno sta semplicemente nel tempo di essiccazione. La pasta di legno si secca nel giro di pochissimi secondi, quindi deve essere inserita negli stampi molto velocemente. Il suo vantaggio però è quello di essere facilmente intagliabile, proprio come il legno, e probabilmente anche più facilmente, essendo essa molto più tenera. L'intagliatore procede quindi con un certo ordine a ricostruire quegli spigoli andati perduti durante la preparazione degli ornati. Alcuni sapienti passaggi di sgorbia risolvono elegantemente questo problema, ridando alle decorazioni quel senso di intaglio vivo tipico del legno appena intagliato. Come potete notare, anche i trucioli prodotti dalle sgorbie sono poco diversi da quelli prodotti dall'intaglio del legno. Naturalmente, alcuni dettagli non presenti vengono fatti ex novo. Si vede appunto la realizzazione delle venature sulle foglie della spiga. Si veda inoltre come i colpi di sgorbia creano forme non solo più dettagliate, ma anche più esili e raffinate.